Pietro, che cos'è successo a tua sorella la notte del 12 dicembre dell'85? Allora, ti hanno detto di sì? Ti hanno mai detto di no, te, grazie? Perché io non gli ho mai chiesto niente. Grazie. Graziella non è tornata a casa. Al forte campone, là c'è un morto! Ma il corpo di un uomo o di una donna? Non lo so, una ragazza sembra! Graziella! Pasquale, è cominciato tutto lì. Io mi faccio trasferire qua perché solo da qua posso fare qualcosa, lo capisti? Come vedi, si tratta di bossoli di proiettili rinforzati con pallini d'acciaio. Hai visto? Il caso di tua sorella è all'attenzione di tutto il comando. Grazie, colonnello. Non mi deve ringraziare. Vedrai che li prendiamo, quei figli di puttana. Il medico legale è venuto a portare la sua relazione. Nessuna violenza. Senti, Bianca, volevo solo che provassimo a ricostruire quello che è successo quella sera. Guarda che questa cosa di tua sorella è un mistero. Ma dove cazzo vanno questi due? Lasciati, il capitano... Arrivederci. Cazzo, pensate, Bianca, vieni qui. Vieni qui. Maresciallo, sono stato a Forte Campone. Sono entrato in una di quelle celle e ho visto bossoli, mozziconi di sigarette, impronte di scarpe. Oh, campagna! Guarda che fino a prova contraria qua le indagini le conduco io, è chiaro? Scusami, mamma. Dovevamo difenderla prima, Graziella. E lei cosa ci fa ancora qui? Aspetto l'avvocato. Ma l'avvocato è andato via, non gliel'hanno detto le segretarie? Voglio spiegazioni sul rilascio dei due fermati di questa mattina, capitano. Che cosa vuoi? Voglio spiegazioni sul rilascio... Dove ti permetti? Così peggiora di più la situazione. Ma che cazzo c'è da peggiorare, avvocato? Questi se ne vanno liberi, mia sorella è morta e lei mi dice di stare calmo, eh? I morti non tornano, Pietro. Anche stavolta gli ho detto quello che mi pareva. Volevano una pista. La vista che l'ha prese, me li giro come voglio. Se gente di qua il cerchio si restringe, Pasquale. E devono essere persone che Graziella conosceva bene, perché sennò lei non ci saliva. Lo sapevano tutti e chiudevano gli occhi. Ma non ti rendi conto che se sono vicino a noi è pure peggio? Io ho capito una cosa in questi anni. Qua la mattina si trovano in tribunale per discutere, la sera stanno tutti a cena insieme. E che ci hanno voltato le spalle tutti quanti. Sono tutti d'accordo, Pietro. E questa che cazzo è? Il ragazzo è a porto d'armi. Sì, sì, intanto mettiamo le mani sulla macchina, dai. 13 anni sono passati. 13 anni. E non so poi. Grazie. Abbiamo cercato Graziella tutta la vita. La vita che ci hanno rubato.